Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme una ricetta tipica della tradizione campana, la scarola stufata. La scarola stufata non è altro che uno squisito contorno che si abbina perfettamente con carni e pesce e soprattutto è la base per preparare la deliziosa pizza di scarole che noi usiamo preparare in Campania. E infatti, se a voi fa piacere e volete prepararla, troverete il link in info box sotto il video. E che dire di più? Adesso iniziamo questa bella e buona ricetta, è molto semplice e veloce da preparare, con pochissimi ingredienti, ma di una bontà unica. Quindi non perdiamo tempo, non saltate i passaggi e iniziamo questa ricetta. Ma prima ancora vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare dal fruttivendolo e comprare un bellissimo cespo di scarola come questo e anche di più. Come vedete, questa è una scarola liscia. Questa è la famosa scarola liscia. Sì, perché esistono due varianti, due tipi di scarole, sia la liscia che la riccia. La liscia si presta molto bene alla cottura, quindi viene appunto fatta stufata e fatta la famosa pizza. Altrettanto anche la riccia può essere cotta, ma è preferibile mangiarla cruda come l'insalata condita con alici, aglio e insomma un po' di roba. Questo poi si consuma il giorno della vigilia di Natale. Allora, adesso non ci resta che mondare e lavare questo cespo di scarola. Quindi ci trasferiamo al lavello e andiamo a pulire. Per prima cosa andiamo a eliminare tutte le foglie che sono un po' più appassite, insomma che secondo noi non sono adatte, quindi tipo queste qua un po' più, però insomma quello che possiamo togliere togliamo, quello che possiamo ricavare lo ricaviamo. Prendiamo la scarola delle foglie, io vado a spuntare, quindi a togliere le punte che sono un po' più secche, vedete? Tolgo un pochino dall'altra parte, poi è tutto buono, ovviamente bisogna guardare, no? Se qualcosa non va bene lo togliete. E vado a tagliare a metà e lascio nel lavello e continuo così, vedete? Spunto la scarola, spezzo a metà e vado a lavare. Ed ora non ci resta che sciacquare con abbondante acqua la nostra scarola. Ma prima di fare ciò io metto all'interno un cucchiaino di bicarbonato. Questo serve per eliminare tutte le impurità della scarola stessa, quindi terriccio, insomma qualche altra cosa. Quindi adesso apro l'acqua e laviamo la scaroletta. Ho messo sul fuoco una pentola dove non c'è assolutamente nulla dentro. La faccio leggermente riscaldare e introduco la scarola così com'è, come la vedete. Con questa operazione elimineremo la maggior parte dell'acqua della scarola. Poi vi farò vedere. Copro con il coperchio e lasciamo appassire la scarola. Abbassiamo leggermente la fiamma a fuoco dolce e facciamola appassire. Naturalmente di tanto in tanto andiamo un po' a girare, non la facciamo rimanere così da sola, ok?
Ok, sono passati all'incirca 10 minuti, la nostra scarola si è appassita, quindi ha eliminato tutto, diciamo, la maggior parte dell'acqua in eccesso. Come vedete, guarda, così. Ecco, vedete? Ok. Adesso non ci resta che spostare la nostra pentola e mettere sul fuoco una padella o una casseruola. In questa casseruola metto un giro d'olio. Aggiungo dell'aglio. Potete decidere di metterlo intero e poi toglierlo, oppure farlo a pezzetti come sto facendo io in questo caso, perché è così è più buona. Aggiungo dei filetti di alici sott'olio. E delle olive nere, olive taggiasche oppure olive di Gaeta, come voi preferite. Io sto usando le taggiasche, sono un po' più grandi ma sono buone. Le sto usando intere, ma voi se volete potete anche denocciolarle, però a me piace così, che dopo mangio l'oliva e la denocciolo io. Quindi andiamo a mettere queste bellissime olive. Anzi, una me la mangio. E facciamo rosolare dolcemente il tutto. Rosolato il, diciamo, il condimento, vedete, le alici sono sparite. Aggiungiamo la scarola. Naturalmente in questo intingolo potete aggiungere anche dei pinoli se a voi piacciono, eh? E io non li ho messi perché non li avevo. E allora andiamo a inserire la scarola. Facciamo insaporire. A questo punto metto un pizzico di pepe, e dei capperi che ho dissalato precedentemente sotto acqua corrente. Naturalmente non aggiungo sale, poi dopo magari assaggio, se ce ne vuole un po' ce lo mettiamo, altrimenti niente. E niente, adesso copriamo di nuovo con il coperchio e lasciamo cuocere per il tempo necessario. Sono passati circa 20 minuti e la nostra scarola è pronta. Ed ecco a voi la scarola stufata. Perfetta, buona, profumata. Non ci resta che assaggiarla, anzi mangiarla del tutto. Amici carissimi, con questo io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.